Ciao a tutti, vi è mai capitato mentre guardate video di alcuni youtuber che magari hanno alle spalle la libreria, notare negli scaffali gadget di film di fantascienza, tipo che so, Guerre Stellari, Ritorno al Futuro, Star Trek? O per quelli ancora più vecchi, gadget che rimandano alla serie UFO, oppure, che ne so, Spazio 1999, eh? Beh, forse perché tutti, cioè non magari non tutti, ma parecchi youtuber sono insomma dei bambinoni, no? E sono rimasti legati a questi film anche da grandi. E beh, insomma, anche io, nel mio piccolo, qualcosa ce l'ho, anche se di mio figlio, quello. Io invece sono appassionato, oltre a tutti quelli che ho appena citato, Star Trek un po' meno, a Metropolis, il manifesto che sta alle mie spalle, che è un film del 1927, muto, del regista tedesco, ma austriaco, è nato in Austria, a Vienna, Fritz Lang, uno dei mostri sacri del cinema del XX secolo, e che è il capostipite dei film di fantascienza del XX secolo. Tra i tanti registi posso citare sicuramente George Lucas, quindi troveremo riferimenti in Guerre Stellari, ma soprattutto nel primo film di George Lucas, che è THX 1138. Oppure, che ne so, Ridley Scott con Blade Runner, le atmosfere di Blade Runner rimandano molto spesso a Metropolis, vedremo anche dei paralleli, insomma. Oppure, che ne so, parleremo dopo dello scienziato pazzo. Ma cominciamo, va. Dicevamo, Metropolis è il capostipite dei film di fantascienza del XX secolo. E ho citato giustamente, perché va onorato, Méliès, che è venuto prima e che ha cominciato ad utilizzare gli effetti speciali nel cinema. In realtà c'è stato anche un altro, che è Wegerer, quello che fece il Golem, e lui cominciò a utilizzare la sovraimpressione, e queste tecniche furono praticamente raccolte e messe insieme da Fritz Lang e dal suo staff. Una delle prime cose che fa sicuramente riferimento a Metropolis è l'utilizzo della tecnica del passo 1, oppure per dirla all'inglese stop motion. È quella serie di effetti, tanti effetti, che utilizzano ovviamente gli scatti dei fotogrammi uno per uno, sono foto singole di oggetti che vengono messi in movimento manualmente, e poi quando il proiettore va a velocità normale, queste cose prendono vita. Ed è la tecnica utilizzata anche nei cartoni animati. E da Metropolis in poi praticamente è stata usata sempre nella cinematografia fino all'avvento della computer graphics, che quindi dobbiamo attendere, diciamo, la fine degli anni 90 con Titanic, oppure soprattutto con Matrix dei fratelli Wachowski. Le Boschi. Wachowski, Wachowski, che poi sono sorelle oramai. Beh, all'epoca erano fratelli, però sono. Parlavamo di George Lucas. Nel 1971 George Lucas ha fatto un film successivo alla sua tesi di laurea, che appunto è THX 1121. Che THX 1121, THX 1138, THX 1138. Perché mi viene sempre THX 1121? Non lo so. Ma ci sono praticamente due riferimenti di Metropolis. Uno è il robot, c'è una scena in cui praticamente il protagonista, appunto, che è THX 1138, che ne sono tutti nominati con un numero, sta costruendo un robot. Beh, quel robot ha le sembianze di questo, evidentemente. Addirittura ha questa parte qua, proprio, la si vede bene in quel fotogramma, e lo mette in sovraimpressione. Bene, ma l'altra cosa appunto richiama i numeri. THX 1138 richiama un personaggio di Metropolis. In Metropolis ci sono gli operai hanno un numero, e il personaggio in questione in Metropolis si chiama 11811. Dicevamo Blade Runner, per esempio. Blade Runner richiama molto le atmosfere richiamate dalla scenografia,
che era fatta con dei cartoni di Metropolis. Soprattutto c'è un'analogia tra la torre che si vede quando Harrison Ford praticamente viene portato nella sede della polizia, quel palazzo richiama la Babel Tower di Metropolis. In sovraimpressione l'avete visto, sono molto simili, diciamo chiaramente, non è che sono uguali, però. Bene, sempre con George Lucas dobbiamo trovare un altro riferimento e lo troviamo in Guerre Stellari. E 3BPO è decisamente ispirato al droide di Metropolis. Metto in sovraimpressione due immagini che sono simpaticissime, perché in una c'è Brigitte M che beve con la cannuccia vestita da robot, nell'altra c'è, non mi ricordo mai come si chiama, Anderson mi sembra, l'attore che impersona 3BPO che beve con la cannuccia. Tutte e due foto ricavate da backstage, le trovo stupende questa similitudine tra le due. Storia di Metropolis. Metropolis è una città del futuro. Praticamente Fritz Lang fu ispirato da New York, in un viaggio precedente che fece a New York. Sottolineo che praticamente la storia e la sceneggiatura sono della moglie di Fritz Lang, Thea von Arbau. Potrei sbagliare nella pronuncia, non so il tedesco. Bene, Metropolis è una città del futuro, sopra ci sono i grattacieli. La gente ricca, più si è ricchi, più si abita in alto. Sottoterra, quindi sotto Metropolis, ci sono le macchine. Sono le macchine che danno vita a Metropolis, fanno l'energia, fanno tutto quello che serve, pompano l'acqua, eccetera, eccetera. Queste macchine, che vengono mandate avanti col vapore, quindi con le caldaie, si vede bene nel film, vengono gestite dagli operai, che poveri cristi vivono e lavorano in condizioni disperate. Non solo, gli operai non abitano nella metropolis, ma abitano sotto le macchine, quindi ancora più in basso, ancora più dentro la terra, una specie di inferno. Sotto ancora la città degli operai, perché gli operai hanno una vera e propria città sottoterra, con tutti i palazzi, eccetera, eccetera, e sopra c'è la roccia. Sotto ancora ci sono le catacombe, dove praticamente si radunano questi operai di fronte a praticamente a un leader spirituale che è Maria, impersonata da Brigitte Helm. È una cosa molto religiosa in realtà, perché questa qui è una specie di profeta, non è un capo rivoluzionario, assolutamente no. E Maria la troveremo poi appunto all'interno della storia. Storia che comincia chiaramente con chi comanda Metropolis. A Metropolis comanda Joe Fredersen. Joe Fredersen è il signore di questa città, un tipo una sorta di dittatore industriale, insomma, no? Non si esce bene a inquadrarlo. Nel film si vede che praticamente controlla i dati di borsa contemporaneamente, insomma, è una figura molto americana, diciamo come stile. E questo Joe Fredersen ha un figlio, Fredersen, che vive una gioventù idilliaca nei giardini dell'Eden, in mezzo alle escort praticamente, cioè in una sorta di paradiso. E in questo paradiso un giorno conosce Maria. E da lì la storia prende piede con un incontro poi col padre. Il padre si accorge che il figlio sta in contatto con qualcosa che succede nelle catacombe. E a un certo punto il padre corre in aiuto da Rotwang, e qui subentra un altro personaggio importante che poi farà la storia dello scienziato pazzo del cinema del XX secolo, cioè lo scienziato pazzo così come ce lo immaginiamo nei film di Frankenstein, oppure che ne so, anche il Ritorno al Futuro, quindi col camice, i capelli bianchi dritti, un po' anche ispirati da Einstein, è vero, però partono tutti da lì. Rotmang, oltretutto, ha un'aura di esoterismo intorno a sé, vive in una casupola che ricorda molto quelle di Praga, anche lui, ha lo stemma, il pentacolo rovesciato, ha un assistente gobbo,
Nano e Gobbo, quindi richiama quello che succederà poi nei film di Frankenstein, quelli degli anni 30, dove c'è sempre Igor, no? O Igor. Ricordiamoci le battute di Frankenstein Junior. E sicuramente riprende anche quella serie, riprende Metropolis, ha un laboratorio dove poi Joe Fredersen scopre la costruzione di un robot. Questo robot. Fredersen comanda a Rotwang di dare le sembianze di Maria a questo, di rapire e di dare le sembianze di Maria a questo robot, innescare una rivolta degli operai che però doveva essere gestita tramite Maria e rivoltarsi contro gli operai stessi. Questa è la storia di Metropolis, poi alla fine andrà a finire, vedete il film, non vi posso fare la spoilerata su come va a finire il film è lunghetto. Ah, dicevamo di Rotwang. Rotwang è appunto lo scienziato pazzo per antonomasia, ha un'altra particolarità, ha la mano meccanica. E questa mano meccanica la ritroveremo nei film successivi, la ritroviamo nuovamente, tanto per cambiare, in Guerre Stellari, ricordate sempre sia Luke Skywalker prima che in ordine di tempo di uscita dei film, parlo chiaramente, e che nel padre Darth Vader, Anakin Skywalker, anche lui ha la mano meccanica, la troviamo nel Dottor Stranamore, che mette in sovraimpressione. Stupendo film di Stanley Kubrick, dove lì appunto c'è lo scienziato pazzo tedesco, no? E lo scienziato pazzo per antonomasia diventa tedesco con accento ex nazista, possibilmente, è così. Oh, allora arriviamo al XXI secolo, e nel XXI secolo la Fondazione Murnau e la Kino International cominciano a lavorare sul recupero delle parti mancanti di Metropolis per ricostruire Metropolis così come era stato concepito da Fritz Lang e così come era stato proiettato nel 27 a Berlino, perché fondamentalmente quella versione non la conosceva più nessuno. E fanno appunto un'opera di ricerca in tutto il mondo di bobine da collezionisti, eccetera, eccetera, e recuperano in effetti poi degli spezzoni. È un lavoro lunghissimo che si è concluso praticamente con tutto il restauro nel 2017, con l'ultima versione restaurata. E questa versione ha una trama decisamente diversa rispetto a quella che conoscevamo noi nel XX secolo, perché ci sono addirittura, prima di tutto, cambia proprio il senso. Aumenta il ruolo di Rotwang ulteriormente, si scopre una storia di R. Robot più interessante, che addirittura doveva impersonare la moglie morta di Rotwang, ma si viene a scoprire che questa moglie è morta durante il parto di chi? Di Freder, perché Freder era il figlio illegittimo di Joe Fredersen. E quindi c'è questa situazione buffa. Scabrosa pure oltretutto, no? Se vogliamo, per l'epoca pure notevolmente scabrosa, che forse per questo motivo è stata tagliata. Scopriamo che la moglie si chiamava Elle, perché si trova un mausoleo praticamente all'interno del laboratorio di Rotwang, e cambia il perché. Praticamente la rivoluzione prende un altro piede perché è pilotata da Rotwang per vendetta, perché questa cosa non si capiva nella prima versione di Metropolis, quella che conoscevamo. Questo ruolo era un po' oscuro, e invece con questa nuova, anzi, con la vecchia versione, si capisce molto bene il perché del comportamento di Rotwang. Emergono due personaggi, tre personaggi, scusate, che erano latenti nella vecchia versione che conoscevamo di Metropolis, quella del XX secolo. I personaggi sono Josaphat, che era impersonato dal Theodor Loos, un attore famoso tedesco. L'operaio 11811, che ci mette sulla pressione, somiglia a Andy Taylor dei Duran Duran, è fantastico. E poi The Thin Man, ovvero lo smilzo, che è Fritz Rasp, è questo attore qua, ecco, questo mento cattivissimo, ecco, che è una sorta di spia. Ecco, quindi questi cambiano completamente la storia del film. Vi invito a vederlo il film, perché merita assolutamente.
potrebbe essere anche un po' noioso perché dura oltre 2 ore, è un bel mattone. Vi ringrazio, se mi avete seguito fino a qui, andate a vedere Metropolis, o tranquilli lo trovate su YouTube, eh? Lo trovate in tutte le versioni, trovate anche questa qui di George Moroder. Ciao!